hai delle scarpe molto trendy. Non sapete quello che vi perdete. È molto divertente fare la nonna. Si fa il pisolino sulla sedia a dondolo, si spolvera un po', si fanno i biscotti, i guanti, i cappelli e le sciarpe. Non c'è niente da ridere, questo è il miglior negozio del centro commerciale. Voi siete soltanto delle screanzate. Ora basta, ragazze, dovete essere più educate. Altrimenti cosa ci fai, nonnina? Su, sentiamo. Potere della fuga! Perla, passami il nostro profumo più forte. Sono di medicinali e di naftalina. Adesso che siete comodamente sedute, mi piacerebbe raccontarvi di quando per la prima volta ho visto un film parlato. Oh, avevano delle voci meravigliose. Oh, ti prego, risparmiasi questa tortura. Un racconto noiosissimo. No, no, non ce la farò mai. Un'ora più tardi. E questo è il vero motivo per cui oggi tutti noi portiamo le scarpe. D'accordo, è tutto chiaro, abbiamo capito, non saremo più cattive, promesso. Lasciaci andare adesso. Scusaci, Perla, noi non volevamo ferire i tuoi sentimenti. Il fatto è che non capiamo perché tu abbia deciso di comportarti come una specie di nonna. È davvero molto strano. Non mi importa proprio niente di quello che pensate di me. L'importante è fare ciò che si sente e conta soltanto questo, ecco. Adesso sono una vera nonna, dico bene, Beatrice? Oh, Perla, sono felice che ti piaccia tanto essere una nonna. Ma devo dire che le tue amiche hanno ragione. Si è giovani solo una volta, purtroppo. Non avere troppa fretta di crescere. È giusto che tu stia con le tue amiche. Sì, penso che tu abbia ragione. Essere nonna è una cosa così divertente. Ma ora voglio essere anche un po' giovane, super trendy. Bene, allora va a divertirti, mia cara. No, ferma! Cosa ne dici di una delicata stretta di mano? Aspettatemi, ragazze, non voglio più fare la nonna perché sono giovane. Ci vediamo domani, allora. Le è caduta questa.